Buonasera e benvenuti al TLF, dove per la 16ª giornata della Serie A2 della Lega Calcio 8 si affrontano Tirreno Style e Contini Servizi Assicurativi. Contini subito in avanti, fallo laterale, a sfera stoppata dal numero 4, il tiro e la rete di Valeriani, tiro dalla distanza col sinistro che sorprende il portiere ad incrociare 1-0 del Contini. Contini continua ad attaccare con Valeriani che cerca l'azione centrale, c'è Croce che se n'è andato in dribbling e l'ha messa ad incrociare anche lui, il raddoppio del Contini Servizi Assicurativi, bella azione personale di Croce. Recuperato palla, Croce può pilotare il contropiede per i suoi, Croce vede in verticale Romozzi e lo serve, Romozzi 3-0 del Contini, troppo spazio lasciato dalle larghe maglie della difesa del Tirreno qui. Vittorio servito dalla media distanza, può anche provare sotto alla traversa il suo sinistro, Diego Di Vittorio, gran gol, è il 4-0 del Contini, sorpreso Colucci. Il Tirreno che prova a uscire dalla fase difensiva ma sbaglia, attenzione il passaggio in orizzontale e di punta la rete del 5-0 del Contini, ha segnato Zampetti, davvero tutto troppo facile. Corner per il Tirreno Style con la palla che spiove, stoppata e solo, e la rete dell'1-5. Non cambia la sostanza, ha segnato Principe per il Tirreno Style. Lancio lungo del portiere del Contini, cercare in avanti il compagno, il tiro deviato e poi Di Vittorio a porta vuota. Può fare 6-1 per i suoi, la chiude qui Di Vittorio per il Contini. Contini che va al lancio lunghissimo in verticale, c'è Romozzi che controlla e poi con la punta sul secondo palo fa 7-1 per i suoi. Occhio al Contini, in gran difficoltà il Tirreno Style e i ragazzi in maglia bianco-verde continuano nel loro possesso palla offensivo. C'è la sfera servita dentro, il destro e la rete, è la rete dell'8-1 assegnato Di Fabiano, servito da Sentinelli. Tirreno Style non c'è più, allora il lancio in verticale per Di Vittorio, è solo Di Vittorio, parata del portiere e poi spara a porta vuota Diego Di Vittorio, 9-1 del Contini. Tirreno prova a ripartire, c'è però un calcio di punizione, il tiro col destro e la rete. La rete del 10-2, ha segnato Zampetti, bella punizione dalla distanza. Continua ad attaccare il Contini nonostante sia avanti di diverse reti. C'è il cross dentro, lo stop, dribbla anche il portiere, la mette sotto la traversa. È stato Di Croce servito da Zampetti, tutto troppo facile per il Contini. Dico sempre lui. Palla al lato corto a sinistra, viene rinviata, poi in verticale il destro, gran rete qui ad incrociare, ha segnato Zampetti, è il gol del 12-2. Biancoverdi che non si vogliono fermare per nessun motivo, c'è Di Vittorio dalla distanza ad incrociare, chiude lui il conto, una prestazione incredibile del numero 3, è il gol del 13-2 del Contini Servizi Assicurativi. Contini che quando è al completo è davvero imprendibile per i propri avversari e finisce qui, infatti finisce qui, triplice fischio, 13-2 per il Contini Servizi Assicurativi in un match senza storia contro il Tirreno Style. Siamo stati bravi, non era facile perché dovevamo confermarci dopo varie partite in cui finalmente abbiamo continuità anche di rendimento e soprattutto di giocatori, perché le assenze ci hanno condizionato nell'ultima fase del giro d'andata. In quanto sinceramente penso che con questo collettivo, se riusciamo sperando ad essere questi fino alla fine, sarà dura per tutti, penso che siamo superiori a tutti.